Bentrovati amici di Ripassiamo insieme. Ci ritroviamo quest'oggi per parlare di una particolare iniziativa che si è tenuta all'interno dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo. Promotrice di questa iniziativa è la professoressa Angela Natalicchio che oggi eh, ospite qui con noi. Benvenuta nel nostro programma. Grazie, grazie per questa intervista che valorizza il nostro istituto e i nostri studenti. Ma soprattutto una iniziativa che eh, ho già usato il termine, eh, l'aggettivo particolare, ma che in effetti è anche qualcosa eh, di più. Parliamo della trasposizione in musical della Divina Commedia e non parliamo certamente di qualcosa di, di semplicissimo, soprattutto da strutturare. Come nasce questa idea? Eh, L'idea nasce dall'amore che io ho sempre avuto per Dante che è un autore riconosciuto a livello mondiale e quindi eh, lui ha lasciato dei versi eh, veramente eh, esemplari per noi. Eh, per anche per il nostro vissuto e quindi ci tenevo che i miei ragazzi avessero eh, lo stesso amore che ho io per, per Dante, eh, però ho trovato un sistema che li avvicinasse senza mh, sembrare eh, troppo un metodo di studio e quindi avvicinandoli con il canto, con la danza e, e con la recitazione. Linguaggi sicuramente più sì, vicini ai giovani. Ma sempre artistici, sempre importanti per loro. Il titolo di questo uh, di quest'opera è Divino Musical. Dunque, una idea che si è incentrata su Dante Alighieri ma eh, che sicuramente avrà utilizzato, avrà provato precedentemente anche con altre opere? Eh, sì, eh, perché sempre in passato eh, mi sono dedicata molto allo, agli autori, alla lettura e ho proposto mh, in anni successivi il progetto Lettura anche nella nostra, nel nostro istituto di San Giovanni Rotondo e mh, abbiamo sempre cercato di valorizzare le letture eh, anche con eh, l'ausilio della musica, perché nella nostra scuola ci sono ragazzi che hanno numerosi talenti, eh, quindi sia in campo musicale sia in campo proprio della danza e, e abbiamo sempre cercato di creare un momento magico di lettura, di danza e di musica. E, però stavolta l'attività è stata più impegnativa anche perché eh, il copione del Divino Musical è completato completamente originale, non l'abbiamo mutuato da nessuno, quindi eh, abbiamo lavorato sul testo e soprattutto ci ha lavorato parecchio un mio collega, il professore Rosario Lovecchio, quindi è un testo completamente originale. Il titolo Divino Musical è stato dato dai miei alunni eh, che hanno voluto riportare Divina Commedia in Divino Musical. Ecco, la loro firma <ride> sì, è anche sì, nella, sì, nella scelta sì. del titolo. Eh, lei abbiamo ormai eh, capito, è docente di, di lettere, ma eh, in questo suo percorso ha sicuramente voluto coinvolgere anche altre discipline, lo ha già accennato poc'anzi, dalla danza alla musica. In un discorso corale, qual è stata la risposta da parte di tutti gli elementi chiamati in causa? Allora, ehm, abbiamo chiamato in causa, ho chiamato in causa soprattutto gli studenti e quindi il lavoro l'abbiamo fatto insieme, io e loro. Uh, naturalmente le, le, le musiche erano state uh, scelte prima da me con i colleghi che ho sopra citato, però uh, poi per il resto, per l'organizzazione anche um, delle basi musicali che dovevano essere adattate alle voci de, dei ragazzi, mi hanno aiutato molto loro perché, ripeto, loro hanno talenti, competenze e quindi le hanno messe in campo uh, tutte per questa iniziativa che ha riscontrato un grande loro entusiasmo. Ecco, un'iniziativa nata per un'occasione. Un'occasione della quale abbiamo tra l'altro anche parlato nelle settimane eh, precedenti. Gli 80 anni dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo. Ecco come si è svolta questa giornata nella quale è stato poi inserito il vostro musical? Sì, è stata una giornata molto importante per l'istituto perché soprattutto poi nel pomeriggio abbiamo potuto ascoltare le voci degli ex studenti della nostra scuola, dei presidi che hanno segnato molto l'istituto magistrale e la mattina invece si è dato spazio alle iniziative che riguardavano proprio gli studenti stessi perché gli studenti poi sono la parte viva e vitale della scuola e quindi era giusto in una giornata come questa valorizzare ripeto ancora questa parola però non è eh, eccessiva proprio i talenti che, eh, che avevano i ragazzi e quindi al mattino abbiamo avuto un primo momento in cui c'è stato il flash mob e poi successivamente abbiamo rappresentato noi il musical nell'auditorium per Giorgio Frassati e abbiamo avuto anche la presenza di numerosi studenti della, delle scuole medie che erano stati invitati e che abbiamo visto tutti coinvolti nella rappresentazione perché erano curiosi di guardare questi episodi che si susseguivano dell'inferno, del paradiso e del purgatorio. Ecco. I ragazzi coinvolti sono quelli del triennio. Sì, sono gli alunni della terza, quarta e quinta B del liceo scientifico. Sono gli studenti che io sto seguendo quest'anno nel loro percorso naturalmente di studi e di cultura. Ecco, ragazzi quindi dalle fasce d'età eh, diversificate, dai 16 ai 18 anni. Sì, più eh, o meno sì, sì. Ecco, eh, per ognuno di loro un canto specifico. Certo, eh, i ragazzi del terzo anno hanno curato l'inferno, i ragazzi del quarto il purgatorio e quelli del quinto il paradiso, perché eh, è la cantica che loro studiano in particolare. Però il maggiore contributo, devo essere eh, giusta, è, è stato dato dalla classe quarta B. Che si è veramente mobilitata in tutto per realizzare al meglio eh, questa rappresentazione. Ciò significa che eh, il linguaggio della musica ha sicuramente dato uno sprone in più per avvicinarsi a quest'opera. Un'opera che forse eh, ricordandoci le nostre esperienze scolastiche poteva risultare un po' ostica, ma che invece con questo tipo di eh, approccio ha mobilitato, ha usato questo termine proprio poc'anzi, i ragazzi. Ecco, quale. Qual è stato l'aspetto più positivo di tutta questa organizzazione? L'aspetto più positivo è, è dato dal fatto che i ragazzi adesso hanno imparato anche mh, ad autovalutarsi perché erano molto critici quando preparavano le varie parti, i vari personaggi e anche autovalorizzarsi. E, e poi mh, anche hanno mh, anche cercato di sviluppare questo spirito di solidarietà imparato anche a impostare bene la voce, a seguire il ritmo, quindi la risposta è stata molto positiva della, del musical, sulla, poi sul loro vissuto anche, e continuerà anche sul loro vissuto. E tutto questo organizzato in quanto tempo? Brevissimo tempo, nemmeno due mesi, è stata veramente una grande fatica, però ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a, a fare tutto nei tempi prestabiliti. Giudizio positivo, soprattutto dei ragazzi. S pensa sì. di poter riproporre la cosa con altre opere, magari la buttiamo sì. lì. I promessi sposi? Eh, I promessi sposi <ride> forse no, ehm, forse mi orienterei su qualcosa di storico perché i promessi sposi sono stati eh, molte volte riprodotti ehm, e quindi andrei su qualcosa di nuovo, di storico che eh, fa parte sempre eh, del, che fa parte del nostro vissuto e quindi potrebbe essere interessante. In Conclusione: Noi possiamo anticipare questo oggi quello che poi sarà un altro appuntamento che vogliamo dedicare a questa iniziativa. Oggi, con la professoressa Natalicchio, abbiamo voluto eh, lanciare questa possibilità che ritroveremo davanti alle nostre telecamere proprio con i protagonisti, con i ragazzi che hanno partecipato a questa organizzazione. Lo faremo entrando proprio in classe. Intanto, però, un suo pensiero anche augurale per questi ragazzi che si. Si sono spesi in maniera così proficua per questo evento? Sì, io spero che questa mh, iniziativa resti. Nella loro memoria l'ho fatto anche per questo, anche perché io ormai avrò forse pochi anni ancora da stare nella scuola perché ho oltre 40 anni di servizio. E quindi volevo lasciare un ricordo della scuola, un bel ricordo, una bella iniziativa. E quindi mi auguro che questo rimanga proprio nel loro cuore e nel nella loro mente. Ecco, mi ricordino anche per questo, e noi torneremo comunque anche con la professoressa. Natalicchio per appunto scoprire qualcosa in più di questo musical. Grazie ancora alla prossima. Grazie a voi, grazie veramente di cuore.